Che ore sono? È l'una, signora. È tardi, prima che ritorni dalla stazione con i biglietti. Non ci sarebbe più il tempo. Beh, senti, digli che sospenda. Partirò domattina. Va bene, signora. Donata. Ho detto che partirò domattina, è solo una questione d'orario. Ti voglio tanto bene, Donato. E anche se decidessi di rimanere, non credere di cavartela tanto a buon mercato. Guarda, io accetto qualunque condizione. Prima di tutto venderemo la villa. Io non posso più soffrire questa casa con quella vicinanza. Mi dispiace per te, che ci stavi volentieri, ma venderemo la villa. Anche Francesca, non ho più voglia di vedermela intorno. L'idea di sopportare i suoi sorrisetti, la sua commiserazione, io che mi vantavo. Cambierai editore. Si potrebbe finire le vacanze in montagna. A Cortina, per esempio, è il mio vecchio desiderio. Oh, sì, io vorrei già essere via da qui. Possiamo partire domani col primo treno. Sarebbe la cosa migliore. È fatto. Beh, senti, vado su ad avvertire mamma perché dovrebbe fermarsi lei a chiudere la villa. Se decido di rimanere... Hai già deciso, Donato. Non contarci poi troppo. Mi ha detto il fattore che non c'è più bisogno dei biglietti. Non parte più. Partiamo insieme domani. Si è convinta? No. Mi ha perdonato. Ti ha perdonato? Sì. Mi crede colpevole e mi ha perdonato. Io ho dovuto inventare la mia relazione con Elena, ho confessato, ho fornito dei particolari, ho fatto delle promesse. E ho chiesto perdono. La classica scena del marito pentito. Eh già. Finché continuavi a proclamare la tua bella innocenza. Ero bugiardo, mi piantava, portava via Gabriella. Ma te l'ho detto in queste cose, le donne dimenticano di avere un cervello. Ma. Comunque... Niente drammi, niente complicazioni, è vero? E questo è l'essenziale. Certo. Ecco qua. La scolle, mi scoldi, scolle, alla vacca fica, scolle. Non mi sembri molto soddisfatto. No, lo sono, beh, che cosa potrei pretendere di più? Non sei felice che sia finita così? Certo. Si vende la villa, si fa un viaggetto a Cortina e tutto rientra nella normalità, tutto è sistemato. Io sono uno dei tanti mariti che ha fatto una scappatella. Donata è una delle tante mogli che sa perdonare. Magari poi per la villa ci si ripensa, sai, è una bella casa, i terreni sono in rialzo, la vendita si rimanda un altro anno. Un viaggio per Cortina è più che soddisfacente. Evviva! Ma scusa, preferivi che ti piantasse, che scoppiasse la tragedia, non lo so. Figurati, come puoi pensare una cosa simile? Sono un uomo tranquillo io. Amo la vita di famiglia. Voglio bene a mia moglie. E allora niente. Osservo che viste da vicino le cose non sono poi così complicate come ci si immagina. Io non ho tradito mia moglie. Però se l'avessi tradita, le cose sarebbero andate più o meno nello stesso modo. Basta un biglietto per Cortina... E tutto torna a posto. E,
E se non fosse così, come farebbe a esistere la società, eh? Certo che è un peccato non approfittare di certe facilitazioni. Ai. Guardami negli occhi, Pio. Comincio a capire dove andrai a finire. Dove vuoi che vada a finire? Nella serenità e nella quiete del riconquistato focolare domestico, quello è il mio posto. Oh, Dio, tua moglie ha commesso veramente un grande errore. Tu credi? Sì, ti ha rilasciato una cambiale in bianco e ti ha insegnato anche il modo di scontarla. ma che... Il buono per una infedeltà, tutto pagato in anticipo, la merce si può riscuotere ad ogni momento. Certo che guarda se lo meriterebbero. Ai! Questa è la prima vera incrinatura. In pochi istanti tu hai acquistato tutta la mentalità del marito. Ma che non ne sarò mai capace. Guarda, avevi ragione tu, il mio è proprio un complesso di inferiorità. Ci hanno pensato gli altri a guarirti. Tu, per continuare con il tuo modo di vivere, avevi bisogno della fiducia della tua donna, di apparire a lei incorruttibile. Ti credono colpevole, sì, colpevole sarai. Evviva! Donata non ha capito niente di me. No, sai, le mogli si collocano sempre su un punto completamente sbagliato. Guarda, Elena, non è strana, eh? Ebbè, ha intuito più facilmente la mia vera natura. Avanti che il gallo canti due volte. Tu avrai tradito la moglie e l'amico. Perché l'amico? Ma là che mi intendi. Addio! Addio, Elena! Elena. Senti, vuoi il suo numero di telefono in città? 59959, un numero facile, puoi ricordarlo a memoria. 59. La battaglia di San Martino. Ho una grande amarezza, Camillo. Povero mio. E sembri un pesce tirato a secco. Boccheggi, la metamorfosi dell'ippocampo. Il mostro marino è diventato uomo. Ma non ti preoccupare, sai, passerà. Vedrai che ci si sta bene anche dalla parte mia, dalla sponda mia. Ciao, Camillo. Dove vai? Mi è venuto un gran mal di testa. Vado a fare una passeggiata verso il fiume. Vuoi che ti accompagni? No, grazie, no. Preferisco restare solo. Magari per distrarmi penserò alla mia sinfonia. Ah, senti, Pio. Sovente, verso mezzogiorno, Elena si va a bagnare al fiume. Ti assicuro che proprio non ci pensavo. Ha un costumino in bianco, una cuffietta celeste. Ma che. Ho altre preoccupazioni. Senti, Camillo, noi domani mattina partiamo presto all'alba e probabilmente per un mese o due non ci vedremo. Sicuro. Grazie di tutto. Allora, ciao. Ciao, Camillo. Andate là, vedete?
veramente quell'uomo che si allontana solo nella boscaglia calpestando le aiuole? Guardatelo bene! Per l'ultima volta! È Pio? Pio? Mio marito? Il signor Pio? No! No, è l'ultimo uomo fedele rimasto sulla terra. L'avete ucciso voi. Va a morire solo, in silenzio, nella boscaglia.